William Gidai con noi ai nostri microfoni per commentare questa sconfitta che fa davvero male. L'abbiamo finito di analizzare adesso con il direttore sportivo, perché gli episodi pesano, per quanto si voglia insomma tenerli fuori dal calderone. Tre rigori negati alla fine fanno un risultato che è 2-1 per lo Spezia. Guarda, hai detto tutto te, però volevo un po', come posso dire, tralasciare queste cose e pensare al fattore che comunque la squadra ha avuto una grandissima reazione dopo il 5-0 della settimana scorsa. Era sicuramente difficile, sia Soliero che Migliorini hanno fatto, penso, una grande partita in un campo difficile, quindi questa è la dimostrazione che il gruppo è forte, il gruppo è compatto, il gruppo ha reagito. Poi dopo, dire, sicuramente le gare sono fatte di episodi che in determinate occasioni ti possono aiutare, in determinate occasioni ti possono danneggiare. In questo caso non sono stati favorevoli, però penso che dobbiamo comunque compattarci ulteriormente per reagire il prima possibile. C'è il Novara, quindi questo ci deve servire come ulteriore forza. Non per voler rimarcare ulteriormente, però sull'ultimo episodio, quello dell'atterramento da parte di Cicizzola, di Ardemagni, ti abbiamo visto quasi dire andiamo via, perché davvero lì, con tutta la tensione di una partita in cui eravate passati in vantaggio in uno stadio che ha sempre portato bene l'Avellino e in cui tu nella scorsa stagione hai segnato, sembrava davvero sembrato davvero un qualcosa di difficile comprensione. Guarda, la reazione umana, ho avuto una settimana come dire pesante, quindi probabilmente in quel gesto ho voluto un po' sfogarmi, sicuramente, non ti voglio dire, forse in parte anche un po' sbagliando, però siamo esseri umani e in determinati momenti si può reagire. Come ho detto, adesso dobbiamo comunque cercare di assorbire questa sconfitta amara, molto amara, e niente, ripartire subito, perché ci servono i nostri punti salvezza, assolutamente. Andiamo pure con le domande da studio, perché il pullman dell'Avellino in partenza, quindi vi agevolo nel girare le domande. William Gidai. Allora, una mia domanda flash, poi passo subito la parola a Luca Esposito. Dalle tue parole, insomma, Gidai, si capisce che contro il Perugia era mancata la concentrazione, che in questo campionato di B non bisogna assolutamente adagiarsi, no? Mai dare nulla per scontato, sempre alta la concentrazione. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, diciamo che è stata anche una giornata storta, però diciamo che una squadra che si deve salvare le giornate storte non se le può permettere. Come hai detto tu, la concentrazione è quella lì che ti fa fare la differenza, siccome il livello delle squadre è molto, molto, molto simile fra di loro. La concentrazione è quello che negli episodi che poi determinano una gara è quello che poi dopo ti fa o vincere o perdere. Era Gidai. Senti, comunque al di là della prestazione di oggi, quindi al di là degli errori arbitrali, comunque due sconfitte, zero punti, quindi purtroppo è questa la verità e la realtà. Come si esce da questa situazione? Anche perché il tifoso irpino stava iniziando anche a sognare, a carezzare i sogni playoff. Ma guarda, tanto stando ad oggi, come ho detto, bisogna guardare la situazione volta per volta. Come dico io, bisogna stare con i piedi per terra e pensare ai punti salvezza, raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi dopo, chissà, eventuali obiettivi ulteriori si devono, come posso dire, pensarli solo dopo aver raggiunto il primo, che è l'obiettivo, che è quello della salvezza. Quindi rimaniamo con i piedi per terra, lavoriamo, testa bassa, concentrati, e usiamo queste, diciamo, partite negative, questa rabbia, per metterla nella prossima partita e ricominciare a fare punti come eravamo abituati. Messaggio saggio, grazie Gidai. Grazie mille, buonasera a voi, arrivederci.